Sono qui davanti a un Convini Family Mart. I Convini sono dei supermercatini aperti 24 ore su 24, ce ne sono ovunque, veramente ovunque. E adesso parto con la seconda puntata di Pedalando in Giappone. Adesso pedalando un bel niente, perché è già rosso. Ecco, pedalare non è il mio forte, come penso avete capito. Ecco, vediamo qua di farci ammazzare. Adesso è l'ora del tramonto qui in questa zona, la zona famosissima zona giapponese. Guardate le macchine tutte schiacciate, cioè non c'è lo stile, no? Cioè c'è lo stile giappo. Vedete che bello il tramonto giapponese. No, devo dire che in questi giorni c'è un bel tramonto, non è niente male. Pedalando in Giappone, com'è che si chiama sta rubrica? Pedalando in Giappone, sì. Se poi rubrica, farò un altro video al massimo, poi fine, eh. Non è che faccio sempre vedere che pedalo, perché prima o poi qua finisce male. Ah, questo è tipo, fanno ramen? No, fanno gyoza, cosa fanno qui? Che oggi ho visto, yakitori, minchia. Scusate, ma andare in bici non è che uno si ferma quando vuole, perché qua i freni non vanno. Beh, comunque erano gli yakitori, c'era un odorino, mamma no! Che odorino! Infatti dicevo l'altro giorno, proprio mi piacerebbe avere lo smell recorder, cioè sarebbe un registratore di odori, perché alla fine sarebbe bello, no, fare il sito degli odori. Qui devo andare a destra, perfetto. No, diciamo, sarebbe bello avere il registratore degli odori per far sentire tutti gli odori, proprio tipo entri in un ristorante di sushi, non senti odore di pesce, senti odore di ristorante di sushi, che ha un odore particolare, no? Chi c'è stato lo sa, ma chiaramente in Italia si sente anche nei ristoranti di sushi, ma è meno forte. Qui c'è proprio quell'odore come lo yakitori, no? Cioè, sarebbe pollo, spirini di pollo grigliati, ma non è che voi vi fate gli spirini, li mangiate e sentite quell'odore lì. Quindi sarebbe bello poter avere questo smell recorder e devo fare un sito come mettere tutti gli odori, e poi da casa con uno smell player, praticamente è un affare che, cioè, l'hanno già inventato, no? E è un affare che mixa tutte delle essenze praticamente, e con queste essenze mixate voi potete risentire gli odori che sono stati registrati. Poi San Raso, sì, l'hanno inventato, ma è stata una delle cose che avevo letto già tipo quando ero piccolo, fate conto nel 95 l'avrò letta su una rivista. Sembrava che arrivasse in tutte le case da lì a poco, no? Perché dicevano, immaginate, che ne so, Dolce Gabbana che vuol fare un profumo e farlo sentire, fai campioncini da scaricare. Oppure, che ne so, un ristorante, una pizzeria, entri nel sito della pizzeria e c'è l'odore di pizza. Sarebbe bello, però boh, secondo me non l'hanno fatto anche per evitare gli scherzi. Pensate, magari uno entra in un sito, una puzza infernale in tutta la casa. Adesso devo andare di qua. No, adesso non è che vi faccio vedere fin dove arrivo, perché sennò qui poi venite a rubarmi la bicicletta. Io lo so, c'è un sacco di gente che mi ruberebbe volentieri questa bicicletta, che è bellissima, l'avete già vista nell'altro video. E insomma,
Ah, vi voglio far vedere un'ultimissima cosa. I piccoli Pac-Man. Vediamo, non sono qua, dov'è che erano? No, no, sempre. Ah, sì, sì, anzi, vi faccio vedere questo, anziché i piccoli Pac-Man. Vi faccio vedere questo, è un giardinetto in pratica, no? Guardate che carino. È un giardino, proprio tipo. Qua c'è un tipo un asilo. Questa è una scuola, cioè scusate, quello è un asilo e questo è lo scivolo dell'asilo. Ci sembra Luna Park, però è tipo, non è Luna Park, no, però è veramente fatto bene. Ci so che vi avrò fatto venire il mal di testa con questo video in bicicletta, la bicicletta. Però questa è la vita. Adesso metto su questo video su internet. Ci vediamo al prossimo video. Adesso ho ancora da pedalare 10 minuti più o meno. Alla prossima. Ciao ciao.